Le segretarie di Giulietta. Reportage tratto dal libro di Mario Fortunato, Pianto di Primavera, regia e produzione di Francesco Sampogna. Nel mese che celebra gli innamorati, la navicella di Cronista di Strada approda a Verona, nota anche per essere indicata come la capitale dell'amore. A conferirle questo titolo straordinario, la storia di Giulietta e Romeo di William Shakespeare, scritta tra il 1594 e il 1596. Una delle tragedie più popolari e rappresentate al mondo. L'autore inglese avrebbe tratto lo spunto dalla novella Giulietta e Romeo scritta da Luigi da Porto, che aveva appreso la storia da un arciere di Verona, tale Peregrino, durante un viaggio d'armi che fecero insieme verso Udine. Una vicenda realmente accaduta a Verona. Sarebbero anche esistite le famiglie dei Montecchi e dei Cappelletti. Sulla casa di Giulietta, a poca distanza da Piazza delle Erbe, c'è ancora la presenza dello stemma dei Cappello sulla chiave di volta dell'arco nell'entrata che va in cortile. Entrando si possono ammirare il famoso balcone di epoca gotica opportunamente restaurato, dove si affacciava Giulietta, e una statua in bronzo della giovane. In effetti, si tratta di una copia, perché l'originale, realizzata nel 1969 dallo scultore Nereo Costantini, dopo oltre 40 anni di onorato servizio, è dovuta andare in pensione. A furia di essere sfiorata, soprattutto sul seno destro rito propiziatorio per favorire la fortuna in amore, presentava un piccolo foro proprio sulla mammella maggiormente toccata da milioni di innamorati. È possibile ammirare l'originale nella vicina casa museo. Il Palazzo dei Montecchi, facoltosi mercanti coinvolti nella sanguinosa lotta politica tra Guelfi e Ghibellini, si trova a poca distanza, in un vicolo con entrata dalle Arche Scaligere. Sulla facciata della casa si può vedere un bassorilievo che rappresenta la cacciata di Romeo da Verona, dopo aver ucciso in duello Tebaldo, lo scudiero inviato dal conte Paride, pretendente di Giulietta. La tomba di Giulietta viene indicata all'interno dell'ex convento dei Frati Cappuccini, attuale Museo degli Affreschi, Giovanni Battista Cavalcaselle, di Verona. A metà strada, tra le case di Giulietta e Romeo, in vicolo Santa Cecilia, c'è la sede del Club delle Segretarie di Giulietta. Il club, nato nel 1972 da un'idea di Giulio Tamassia, è coordinato da Giovanna Tamassia, con la collaborazione di un gruppo di volontarie che gestiscono la posta di Giulietta. L'associazione organizza una serie di eventi di levatura internazionale: il concorso Cara Giulietta, il Compleanno di Giulietta, il Premio Letterario Internazionale, Scrivere per Amore, cura nei dettagli anche i matrimoni celebrati nei luoghi di Giulietta, la casa e la tomba di Giulietta e la casa di Romeo. Al club, le segretarie devono leggere e rispondere, elargendo consigli e pareri sull'amore, a nome e per conto di Giulietta, alle migliaia di lettere che giungono da tutto il mondo, in particolare da ragazze che soffrono del mal d'amore. La storia delle lettere ebbe inizio nel 1930, quando il custode della tomba, Ettore Solimani, cominciò a raccogliere i primi biglietti lasciati dai visitatori in cerca di consigli. L'usciere comunale, commosso dalla triste solitudine che trovava in quegli scritti, iniziò a rispondere per dare qualche parola di conforto, diventando, di fatto, il primo segretario di Giulietta. La storia continuò, anche dopo che andò in pensione, fino alla morte, nel 1978. Le migliaia di lettere, con le relative risposte, sono conservate nell'archivio del Club di Giulietta, e rappresentano un grande patrimonio nella letteratura dell'amore.